questa settimana con una parola che illumina i nostri rapporti. Noi sappiamo come tanto della nostra vita dipenda dai nostri rapporti. Certo, c'è il lavoro, la missione, quello a cui siamo chiamati ogni giorno, però quello che è fondante sono i nostri rapporti, cominciando da quelli familiari per arrivare a tutti gli altri. Dietro a questo Vangelo risuona un'altra parola del Signore, la che dice: laddove è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. Perché è la stessa parola che parla di cielo, che parla di farsi tesori in cielo, no? Di rendere tutto, come diceva San Paolo, di pensare alle cose di lassù. Cercare e pensare, cioè il nous, il pensiero, pensiero costante, le cose del cielo. Puoi pensare al cielo? Qual è l'orizzonte nel quale noi mettiamo noi stessi e le persone che stanno intorno a noi? Questo nella vita spicciola, non abbiamo bisogno di chissà che cosa. Se non è il cielo, dove si trova Cristo assiso alla destra del Padre, allora noi non potremo vivere nascosti con Cristo in Dio. Cioè la nostra vita non è Cristo. Diceva San Paolo, profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? E qui che tutto cambia. Questo banchetto di cui parla il Signore è tutto che Lui offre adesso in questa messa, in questa Eucaristia, ma offre ogni giorno per noi. E invita gli stoppi, i ciechi, gli storpi, i poveri, noi, questa mattina, che non abbiamo da dare nulla in contraccambio a Lui. C'è una spiritualità di fare le cose per il Signore, di dare le cose al Signore, che è tutto vero, è importantissimo. Una sposa da tutto, però c'è un pericolo sempre di perdere l'orizzonte, che io non ho dato nulla a Cristo per primo. Però questa è una cosa che io vivo veramente, cioè ho davanti la mia realtà. Io da me posso dire: sono cieco, sono storpio, sono cieco perché tante volte non vedo la sofferenza del fratello, la situazione che sta vivendo, non ho discernimento, sono così ripiegato su me stesso, sono torpio, zoppo, non posso camminare verso il fratello, sono poverissimo, non ho niente da dare. Sì, ma se te lo dice qualcun altro già cambia la situazione. Se un fratello dice: ma sei proprio storpio, guarda, non ti curi di nulla, sei un'orgogliosa, me lo dico da me stesso, faccio anche il pio, la pia. Ma poi, se capita che qualcuno invece me lo dica nella verità, allora, se abbiamo davanti la nostra realtà, possiamo intraprendere un cammino di libertà vero. Perché sappiamo che anche quando invitiamo gli altri, nel fondo c'è sempre un retrogusto che attende una ricompensa. Poi questo, in una comunità religiosa, è fortissimo, vero? È vero nei seminari, è vero nelle comunità religiose, è vero nelle parrocchie. Facciamo tante cose, io, poi il prete non ne parliamo, io per primo. Fai cose sempre sperando in un contraccambio. Se arriva qualcuno che ti loda o ti dà un ringraziamento, magari fai lì l'umile, però nel fondo ti piace, no? Non è che tu fai una cosa e poi dopo l'altro dici: ma l'hai fatta male, ma a che serve? Io ricordo sempre di Guarguello, l'iniziatore del cammino, che aveva a fianco una donna santa, Carmen, no? Perché mai le ha detto una parola di lode, ma fino a farlo soffrire intimamente. Poi adesso nei diari che sono usciti, diciamo molto intimi, si leggeva anche la sofferenza di lei per non dire questo, perché aveva l'opera di Dio, certo, però sapeva discernere l'opera di Dio da lodare dalla persona. Perché la sapienza, i padri della chiesa, i padri del deserto, sempre dice una cosa: loda il tuo fratello e lo consegna a Satana. Non per arrivare al sistema educativo del Giappone, dove un padre mai accarezza un figlio, mai, no? Non è questo, non stiamo parlando di questo, perché certo, molte volte cerchiamo di capirci, no? Bisogna incoraggiare anche, no? Una superiora, un educatore, un padre con i figli, anche un marito con la moglie con i mariti, quel marito incoraggiarlo, ma questo sempre con molta sagacia, con molto discernimento, però sempre evitando che quello sappia la persona. Questo è l'amore vero, no? E questo dice il libro della Sapienza: il padre vero corregge il suo figlio. Se non ti corregge, saresti un bastardo, saresti uno di cui il padre non si interessa. C'è una circoncisione del cuore alla quale siamo chiamati, che molte volte lo fa sanguinare il cuore, no? Che molte volte questa corona di spine è conficcata nella nostra ragione, per cui le cose ci sfuggono, e è necessario, necessaria, è salutare, dice il Signore, beato perché non hanno da ricambiare. Ma è tutto il contrario di quello che noi viviamo. Allora per questo non siamo beati, perché aspettiamo un contraccambio, aspettiamo un risultato, aspettiamo che gli altri si accorgano, abbiamo bisogno di riscontri. Dicevano i padri,
nella chiesa, quando parlavano ai cristiani che avevano terminato, stavano per ricevere il battesimo, cercatevi le umiliazioni. Poi a pagare persone che vi umilino. Noi questo è masochismo. E cos'è? Va contro la natura dell'uomo. Tutti abbiamo bisogno, no? Una fidanzata ha bisogno che il fidanzato le contraccambi, no? Un marito, anche in una comunità. Questa beatitudine è molto profonda, perché è quella che anticipa il cielo. Perché l'amore vero che io penso che tutti abbiamo sperimentato una volta nella vita, o molte volte, l'amore vero si dà quando veramente tu inviti e accogli al tuo banchetto l'altro così com'è. Così come si dice che non può contraccambiarti. Non perché ti può anche reinvitare e darti 100 euro o dirti sei bravo, ma quello non è il contraccambio di cui tu e io abbiamo bisogno. Perché quel contraccambio, quell'affetto, quella lode o quel riconoscimento, anche più profondo che può esserci in una relazione matrimoniale, al momento topico della mia vita, di una malattia, di un'umiliazione vera, quando io sperimento la mia debolezza, quando io sono chiamato a tagliare, a vedere che quella situazione è pericolosa, questo aspetto che alla fine mi soffoca, risulta che non mi serve a nulla. Non è vita, non è quel surplus, quel di più di vita, della quale io ho bisogno per entrare nella morte, per entrare nell'umiliazione, per entrare nella malattia, per entrare nella precarietà, per entrare nella incomprensione. Può una superiore o una moglie o chi sia, può lodarmi, può accogliermi, ma poi quando risulta che invece mi deriva la verità, di tutte quelle lodi, anzi quelle si ritorcono contro di me. Perché dico, ma come, fino a ieri, adesso che? È tutto sbalestrato, no? Allora, per questo ritorniamo al punto. Se io so che sono uno storpio, so che anche l'altro. Io non sono meglio di nessuno, forse sono peggio, ma sicuramente anche gli altri non possono contraccambiarmi. Anche se sono ricchi, anche se sono potenti, anche se sono superiori, non possono contraccambiare che cosa? Che cosa? Compensare che cosa? Ricompensare che cosa? Quel deficit di amore che soltanto Cristo mi può dare, perché abbiamo tutti un luogo, nel profondo del nostro cuore, dove siamo solo noi stessi, che solo Cristo può occupare, perché solo Lui ci ama così come siamo, solo Lui non ha esigenza con noi, solo Lui capisce quello che nemmeno noi capiamo di noi stessi. Questa mensa eucaristica è fondamentale, e questo lo possiamo sperimentare esattamente quando, per grazia, questo amore debordante ti fa accogliere l'altro, quando non ti dà valore, quando ti insulta, quando ti rifiuta, quando non ti capisce. E paradossalmente sei beato lì. Sei beato quando non ottieni quello che vuoi, quando l'altro ti delude. Paradossalmente lì sei beato, perché Cristo, in quel momento, ha dato la sua vita e lì ha deposto il cielo. La sua vittoria sulla morte, oltre la carne, oltre i limiti, no? Lì Lui si fa tua ricompensa. Lì comincia a pregustare la ricompensa della risurrezione dei giusti. Perché hai una vita dentro che è quella già del giustificato, di quello che, una vita che zampilla per la vita eterna, dice, no? Il Signore alla Samaritana. Cioè questa vita, però tu sei beato lì perché proprio grazie all'umiliazione, all'incomprensione, al fatto che l'altro non riesce a dare quello, la ricompensa, non ti compensa i tuoi sforzi, non compensa il tuo amore, o quello che tu hai fatto, proprio lì tu sperimenti che da te nasce qualcosa che non è tuo, quindi tocchi Cristo, quindi Cristo è la tua vita. Questo significa pensare alle cose del cielo, non è stare lì a guardare il cielo, ah io voglio il cielo, no, cercare, pensare al cielo, vivere nascosti con Cristo in Dio, dalle morte alle cose della carne, vuol dire vivere la vita di Cristo, vivere la vita crocifissa, che fa dolore alla carne, fa dolore alla mente, fa dolore alle nostre forze, alla nostra anima, lo dice lo Shema, ma ti fa sperimentare che Dio è tutto, che Gesù Cristo è il tuo sposo, che Gesù Cristo è la tua ricompensa. Questo vale per un fidanzato, vale per un ragazzo che studia, vale per una persona anziana lasciata nell'ospedale o nella casa di riposo, vale per una moglie che fa tanto e il marito non se ne accorge di nulla, o viceversa, vale per un convento, vale per una casa religiosa. Vivere tutto, lavare, fare tutte le cose sapendo che la ricompensa è Cristo, cioè lo fa in Lui, senza esigere, senza aspettare nulla. Il mondo dice che questo è cinismo, che questo è, non è vero, questa è la santa indifferenza, perché è Cristo che è tutto per te. Allora lo fai libero, pensa che libertà che possiamo vivere oggi, perché la vera libertà del figlio di Dio è quello che si offre, che serve e non cerca di essere servito, che ama gratuitamente, nell'amore gratuito, che lo accoglie ogni giorno senza giudicarlo, con una misericordia infinita. Amen. E grazie infinite, Don Antonello. Buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 4 novembre 2019.
Inizia un'altra settimana, un altro lunedì. In questo lunedì arriva un'altra parola di salvezza, un'altra buona notizia. Siamo chiamati a invitare mogli, mariti, fratelli, amici, quando siamo più poveri e deboli, a perdonarci a vicenda, quando la carne ci rifiuta perché non si trova nessuna soddisfazione, come ha fatto Gesù con noi, che ci ha accolti, ci ha perdonati, ha dato la sua vita, quando noi non potevamo contraccambiare in nessun modo, in nessuna maniera, l'amore che stava versando in ognuno di noi. Questa è la giustizia della croce, che dà gratuitamente questa carità, questo termine che Paolo conia per diversificare un amore ancora sconosciuto dall'amore come Eros, uomo e donna, e amore come agape, come condivisione fraterna. Dio ci fa scoprire questo nuovo tipo di amore, l'amore di dono gratuito di sé agli altri, senza chiedere nulla in cambio. Ecco, mi fermo qui e vi auguro una santa giornata a tutti. Da Emilio.